Sciacca! No! Grande! Come stai, Fabio? Bene, come stai te, piuttosto? Bene, quanto tempo, un sacco di tempo. Sciacca, oh, guarda, fatti vedere, porca miseria. Che bello che sei. Oh, lo sai, ho parlato tantissimo di te. Ma va? Ah, tanto, tanto. A scuola, ti ricordi? Stessi voti. Sì. A giocare, stesso ruolo. Poi, nati, stesso mese, stesso anno. Ma allora, è incredibile, era un destino. Come stai tu? L'hai finita l'università, no? Sì, come l'ho finita sì l'università. Ma... poi mi sono imposto e l'ho finita. Ma... sì, sì, sì. Oh, ora lavoro in banca. Mi hanno fatto direttore da 2 mesi. Mazza. Mi sono sposato, 2 figli. Forte. Tante cose sono passate. Ma che tu hai pure quella moto là, no? Quella... sì, ti piace? Beh, scherzi, è un 900 di come non si ne vedono più, è stupendo. Bellissimo, hai visto? Oh, ma dimmi un po', dai, raccontami qualcosa di te. Hai l'università, l'hai finita? Se stava stretta. Andate sempre il solito, ragazzi. Però tutto bene. Che forte che sei. Adesso lavoro qui. Cioè? C'è questo locale avviato bene. Ma dai, sì, veramente? Sì, sì. Ammazza, grande, lo sapevo però che te c'hai stoffa, ce la facevi. Sì, sì. Ma sei solo? Hai dei soci, no, sai com'è? No, ce l'avevo, però sai quando c'erano queste cose? Sì, è meglio, ho fatto bene. Percentuali, sì, meschinità, invece da solo tu persegui, vai dritto all'obiettivo. Oh, lo sai, appena ti ho visto qui davanti, scusami, quando ho visto qui davanti da solo ho pensato... così butta fuori. Sì, sì, beh, magari. Ecco, a proposito, ecco il ragazzo che mi fa sempre tardi, mi fa. Ma chi, scusa? Lui, che sta qui che lavora con me. Cioè, ah, butta fuori? Sì, dici? Sì, un ragazzo pieno di problemi che non ti dico. Lo tengo con me. Bravo, per ragioni Sciacca, umanitarie, so, quasi, capito? Questo si chiama Sergio, si fa chiamare Sergio, si veste come me, mi emula. Allora. Mezza ruota sulle strisce, 78 euro, 2 ore di lavoro. Beh, stavolta la risolviamo noi. Voi chi, scusa? Ti dispiace se questa settimana ti pago cash, contanti, no? No, no. Capo. Capo, non mi chiamare capo, mi piace che abbiamo un rapporto. Chiamami come mi hai sempre chiamato. Ti presento Fabio, un compagno mio di liceo. Fabio. Sergei. Sergei? Sergei. Sergei. E dimmi, oh, dimmi un po', ma com'è il nostro Sciacca come capo, eh? Ma ti dirò, non è un capo come gli altri, diciamo un capo un po' strano, eh? Strano. È quasi uno di noi. Io penso che in un'altra vita abbia fatto il buttafuori. Non credo. Lo sai che ti ha detto veramente una bella cosa? Dici? Oh, Sciacca, scusami, si sta facendo tardi, devo andare via. Ecco. Oh, promettimelo. Una cosa sola, una parola. Dillo, dillo. Vediamoci. Sì. Frequentiamoci, che la vita poi... se no ci si incontra solo ai funerali. È vero, grandissimo. A presto, Sciacca. Ciao. Oh, ma fai una cosa, scusami. Vieni da me in banca, ti apri un conto. Ma guarda, ci penso e ti faccio sapere. Ti aspetto, Sciacca. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, ci pensate voi. Beh, che c'è? Che c'è? Niente, che c'è? Guarda che me ne accorgo, sei ansioso. L'ansia arriva fino a qua. Scusa. È che va tutto molto bene. Allora? Questo mi mette l'ansia. È un periodo in cui va tutto liscio. E questa cosa mi fa paura. Mi fa una paura terribile. Sto con una ragazza e va tutto bene. Al lavoro è tutto a posto. La salute è in ordine. Non fa neanche troppo caldo né troppo freddo. Io sto talmente bene che ho paura di morire. Perciò sto male, capito? Perché sto bene e io sto male. Capisci? Stando bene... ho paura, quindi sto male. Hai capito? La vita senza rogne può essere una rogna.
No, io una rogna ce l'ho. Grossa? Non la risolvere. No. Flop TV.